Altre voci, parliamo della violenza negli stadi tra finzione e realtà, un confine labile che è stato rappresentato in un film che si intitola Secondo Tempo, girato per la prima volta in Italia in una sola sequenza. 105 minuti in presa diretta dallo stadio comunale di Torino, un film che è stato anche premiato a Venezia fuori concorso proprio per la tecnica che lo rende unico. Allora in studio abbiamo il regista Fabio Bastianello, che saluto, buongiorno, ben Buongiorno. arrivato. In collegamento da Milano ci sono Davide Colavini, che è uno degli attori protagonisti del cast, e con lui c'è anche Ian Augusto, sempre del cast. Allora un saluto anche a voi. Buongiorno. Fabio Bastianello, insomma, il suo film nasce da un incontro con un ultras, insomma. Allora, come mai da questo incontro è scaturito questo progetto? Beh, io sono sempre affascinato quando le persone dicono male di un'altra persona, perché mi piace capire il come mai, insomma, andare a scoprire le verità che ci stanno dietro a queste opinioni. E ho scoperto dietro agli ultra dei grandi uomini in realtà, no? Perché le ragioni per le quali magari ci tengono così tanto, molti dicono a una palla, no? Che è il pallone del calcio. E in realtà ci sono motivazioni molto più radicate e molto più forti di quelle che uno possa immaginare. C'è fondamentalmente dietro la violenza l'amore, che è un Il grande sentimento. cattivo può essere anche il grande buono, insomma, E come infatti, Manzoni ha detto. io ho visto che c'è un bilanciamento emotivo: più uno ama, più uno odia per conservare questo amore, ecco. Il problema, insomma, è sempre una questione di equilibri. Ma anche lei, proprio in questo film, ha voluto mettere insieme personaggi della vita e anche attori, insomma, in un unico Sì. ciak, ecco, come Sì, mai? è un ciak di 105 minuti proprio perché non volevo lasciare nulla al caso, nel senso che si accende la telecamera e si spegne dopo 105 minuti, quasi a voler dire non vi faccio perdere nulla, no? Perché i tagli possono nascondere delle cose un po' scomode. Invece in questi 105 minuti si vedono anche le cose un po' scomode che uno non vorrebbe mai dire e mai far vedere. Ecco perché poi è stato anche censurato per eccessivo realismo. Poi Sì, vietato i minori di 18 anni, insomma, esatto. comunque lei era d'accordo su questa censura. No, non ero d'accordo perché, come ho detto anche di recente in altre trasmissioni, allora anche la vita dovrebbe essere vietata ai 18 anni, perché la vita è cruda, la vita è dura ed è così, Va letta per quello senza che è. censura, Va letto ecco. per quello che è. Allora, Davide Colavini, lei è Fulvio, detto il lupo, il protagonista di Secondo Tempo. Insomma, come ha vissuto questo ruolo, questa verosimiglianza, per riprendere il concetto di romanzo storico del Manzoni, con ciò che accade, insomma, realmente negli stadi? Allora, c'è da dire che c'è stata tutta una preparazione di un mese e mezzo, preparazione psicofisica all'attività di Ultras, che era un lavoro recitativo, oltre che attoriale, proprio di calarsi nel personaggio. Quindi abbiamo lavorato in una palestra che richiamava fortemente lo stadio per struttura. Ci siamo dati un sacco di Ci siamo dati un botte. sacco di botte, vere, false, Insomma, finte. Ian sicuramente li fa intravedere. Ecco, No, io le ho prese più che le altro, ha sono prese? fondamentalmente era quello che le Io prendeva. ero il poliziotto sotto copertura che viene scoperto dagli ultras che non apprezzano la cosa, diciamo, non la prendono Certo, con senso dell'umorismo. vedete voi. Prego, prego, Bastianello. Colavini. No, comunque il lavoro è stato calarsi in questo ruolo per mentalità, per attività psicofisica, quindi facevamo proprio questo addestramento per un mese e mezzo, è stato anche abbastanza intenso, con un grande reality dove conoscevamo gli altri attori e frequentavamo incessantemente gli altri Insomma, attori, entrare quindi nel personaggio. Invece era molto lei, entrare nel personaggio, sì, ecco, invece lei, assolutamente. Ian, era il poliziotto infiltrato, che però ha anche girato poi le immagini con una telecamera nascosta. Ci racconti un po' come ha vissuto
Sì, diciamo che per l'80% del film in realtà non mi si vede, io sono la voce narrante che diciamo fa un po' da filo conduttore all'interno del film, mi sposto da un gruppo all'altro all'interno di questo lavoro teatrale, io oserei dire, sì. Più che cinematografico, perché comunque è 105 minuti di seguito e credo che il fattore principale non siano tanto i 105 minuti di seguito, ma il fatto che tutti continuano a recitare per 105 minuti. Sì, è vero. Cioè quella forse, anche chi ha una battuta magari di 30 secondi, in realtà ha un copione di 105 minuti per mantenere proprio il realismo. Ma tutti sulla scena contemporaneamente. Sì. Ecco, allora prima di continuare a parlare di questo film, vediamo di ripercorrere alcuni episodi di violenza negli stadi che hanno segnato le cronache del nostro paese. Ancora indelebili nella nostra memoria sono i terribili scontri fra tifosi di calcio a Catania, dove oltre 3 anni fa perse la vita l'ispettore di polizia Filippo Raciti. Ma l'ultimo episodio di guerriglia risale soltanto al 12 ottobre scorso a Genova. Gli scontri fra tifosi serbi e polizia sono una pagina che resterà per sempre negli annali del calcio mondiale. Succede tutto prima dell'inizio del match Italia-Serbia, durato appena 7 minuti, per poi concludersi sulle scrivanie della disciplinare UEFA con la vittoria a tavolino per l'Italia. Un uomo con il volto coperto da un passamontagna si arrampica su una grata e in pochi secondi fa a brandelli una rete protettiva. È Ivan Bogdanov, serbo di 29 anni. Dietro di lui esulta un altro tifoso, svuotando in aria un estintore, mentre altri, approfittando del varco appena aperto, scagliano bengala e petardi. L'arbitro scozzese Thompson fischia l'inizio, ma in campo continua a piovere di tutto. Gara sospesa. Ma è sul piazzale antistante il Ferraris che scoppia la vera guerriglia. È di 15 ricoverati il bilancio dei feriti. Gli ultra fermati da polizia e carabinieri sono 17, 16 sono serbi, 1 è italiano. Ma la violenza negli stadi non è solo sfoggio di forza bruta. Il 17 ottobre scorso la partita Cagliari-Inter è stata sospesa per 2 minuti dall'arbitro Tagliavento per i cori razzisti contro Samuel Eto'o, che con la maggioranza silenziosa degli sportivi di Cagliari sono stati difesi grazie alla forza della legge. E questa è la realtà, ma vediamo adesso il trailer del film. Il secondo tempo di una partita. Ho avuto vicino tanti ragazzi, tanti amici, che magari in un mondo normale, in una vita normale, queste cose qua non le puoi capire. Uno stadio. Male, quindi sti show, le coreografie, il tifo, i cori, piuttosto che la partita stessa. Vai zitta e basta! Guarda che quando ci sono situazioni di panico, io ci sono stata! Una curva. In qualsiasi partita dall'altra parte dei tifosi c'è un ultras che ha voglia di fare a botte con te. La pensa la tua stessa maniera, vuole fare la tua stessa cosa, devi avere solo fortuna di trovarla. Gli scontri hanno aiuto, spiacciano a tutti. Cazzo di troia, gli spacco il culo! La pacchia ha paura. Si mette alle tue spalle. Uno sbirro. Piace la tua donna! Ti prego! Non lo so, scusa. Carabinieri, poliziotti, finanzieri non si recano allo stadio per menare. Tutti quanti diciamo noi coltelli, però se mi serve per salvarmi la vita. Una seconda possibilità, una seconda a tutti si dà. Fabio Bastianello, anche io ho voluto mettere in sequenza le immagini delle cronache dei nostri stadi, anche quelle del suo film. È davvero difficile distinguere che cosa è vero e che cosa no, insomma, quanti sono i volti della violenza negli stadi? Beh, in realtà quando si parla di stadio si cerca sempre di fare di tutto, come si dice, di tutta un'erba un fascio, nel senso che in realtà ci sono fazioni diverse, pensieri diversi, regole diverse. Ad esempio anche quella dei coltelli da tutti gli ultras sono aboliti, proprio come regola. Ecco, tutte le regole sono dette, non sono mai scritte. Questa è un'altra cosa che li caratterizza ed è molto forte, molto radicata. E lei dice che c'è un'etica, insomma, cioè, anche c'è un'etica, come no? E allora che cos'è? Lo chiediamo a Davide Colavini, che insomma ha dovuto tenere insieme tutti gli attori del cast, insomma, e gestire un po' tutto questo insieme. Insomma, ma qual è la scintilla che fa scattare la violenza in uno stadio?
può essere davvero legata anche ad una svista arbitrale, insomma. Ma son tanti fattori, come si può vedere dal film, è un crescendo che lentamente porta in una direzione non voluta, sicuramente non voluta in questa situazione, ma che lentamente prende il sopravvento, quindi c'è una situazione di tensione, un risultato sbagliato, una piccola frangia estrema, e tutto si mischia e a volte io ero nel ruolo del capo ultra, cerchi anche di tenere la situazione sotto controllo, ma a volte diventi parte tu di questa situazione fuori controllo, quindi c'è una certa violenza radicata in noi che in questi casi può venire fuori. Cioè, tutti possono essere buoni, tutti possono essere cattivi. Assolutamente. Allora, ma io difatti... sì. E ci dica, lei che faceva il poliziotto, insomma, ma, che era dall'altra parte, ecco, si è trovato poi in qualche modo anche nel doppio ruolo, insomma, ci dica. Certo, ma in realtà io credo che, adesso è chiaro che per quanto fosse una finzione, in effetti era una finzione in piano sequenza, con comunque tantissime comparse che facevano parte di un gruppo vero, poi comunque di una tifoseria, sì, tifoseria vera, e quindi c'era veramente, poi comunque, ce ne stavamo parlando prima nel camerino, ci sono stati un paio di episodi dove veramente abbiamo sfiorato la violenza fisica con alcune persone che erano molto lanciate. Erano molto coinvolte. Nonostante stessimo girando un film, forse non era chiara, la linea era abbastanza sottile, diciamo. Senta, ma Colavini, lei come ha vissuto questo ruolo di leader? Che cosa ha significato per lei essere leader? Ma ha cambiato la mia vita per 3 mesi, fondamentalmente, perché leader non ha una corpulenza o dei connotati fisici particolari. Leader era un carisma che incombeva un po' sulla curva. E per me era quella la ricerca mia attoriale, cioè riuscire ad avere uno sguardo, un'espressione che comunque coinvolgesse, facesse unità nel gruppo e cercasse poi di ottenere infatti quello che cercavo, insomma. Ecco, questo era il lavoro attoriale, ecco. Sì, infatti. Ha qualcosa da dire a questo proposito? Sì, infatti devo dire che la preparazione che gli abbiamo fatto è stata veramente, veramente efficace. Tant'è vero che alla fine io, per rapportarmi a loro, dovevo farglielo dire a Davide. Cioè, a Davide io le dicevo che cosa dover dire, insomma, a tutti gli uomini della sua curva. Alla fine il confine, diciamo, sì, era talmente labile che poi l'ultimo discorso prima di girare l'ha chiuso lui. Ecco, e allora che cosa vuole significare un film come questo? Quale messaggio vuole dare anche rispetto ad una violenza di cui... Ecco, annotiamo tutti i giorni, purtroppo, fatti, insomma, non proprio... Purtroppo, per fortuna, siamo in un periodo, diciamo, molto positivo, dove di violenze ce ne sono molto poche, e quelle poche ovviamente vengono evidenziate, no? Abbiamo visto... Però, insomma, un messaggio positivo per chi poi alla fine si trova in questa situazione, insomma, può aiutare un film come questo a... Beh, sì, può aiutare... Ad una maggiore consapevolezza, diciamo, a essere più... Beh, innanzitutto a stare tranquilli. Perché una delle cose che viene detto nel film è che è nelle regole dell'ultras e che comunque lo scontro, o comunque il rapporto, chiamiamolo agonistico, della curva avviene solo tra ultras. Ma può maturare una coscienza civile diversa, anche perché poi vediamo che gli scontri poi, insomma, nel momento in cui coinvolgono, lo dicevano anche gli attori stessi, poi, insomma... Eh sì, quello è diciamo, sono le frange estreme o più laterali dell'essere ultras. Comunque, insomma, però ultras non è uguale violenza. Ultras vuol dire vivere borderline, avere delle convinzioni molto forti, molto ferme. Però vuole anche dire poi cercare di fermarsi. Poi ogni tanto purtroppo capita anche che si arrivi alla violenza, però non è che ultras uguale violenza. Questa è un'associazione, insomma, che solitamente facciamo anche per comodità di linguaggio. Abbiamo sempre poco tempo, no? Nella vita di oggi, e questo ci fa dire che questo è giusto, questo è sbagliato, questo è buono e questo è cattivo. Nella vita invece è un purpurì di situazioni, non esiste un uomo totalmente buono e un uomo totalmente cattivo. Insomma, ecco. Voi pensate che chi si avvicina a questo film, insomma, che peraltro adesso avrà una diffusione anche, diciamo, sì, capitare, sì, nelle sale, possa ricavare messaggi, insomma, costruttivi anche rispetto a comportamenti da tenere nella nostra società, rapidamente? Beh, perché poi dobbiamo avrà magari l'effetto che ha avuto
avuto Trainspotting per la droga, no? Infatti Trainspotting è un film talmente forte che uno poi quasi smette di drogarsi, insomma, ecco. Qua in questo caso si ha magari una convinzione, guardando il film, che certe cose, anche violente, magari è bene non farle o farle in altra maniera. Insomma, una seconda possibilità si dà a tutti, ecco, per riprendere. Sì, la canzone di Davide De Marinis che ha accompagnato il nostro film. Ecco, ecco.